Gaso, in provincia di Vibo Valentia, i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola si protraggono per una settimana, culminano con la processione della statua recentemente restaurata del santo per le vie del paese. Le celebrazioni civili sono caratterizzate dall'incanto di dolci e di vari oggetti votivi dedicati a San Francesco. Molti fedeli, per voto e grazia ricevuta, preparano dolci a base di farina e uova, raffiguranti parti del corpo umano come piedi e braccia o animali, in segno di ringraziamento per le grazie ricevute. La serata si conclude tradizionalmente con uno spettacolo pirotecnico. Un elemento distintivo della festa è l'incanto dei dolci e degli oggetti votivi. Un cittadino dotato di spiccate capacità oratorie, dal palco appositamente allestito, presenta singolarmente i dolci e gli oggetti, assegnando loro un valore base da cui partire per l'asta. L'abilità del banditore risiede nel far salire il prezzo iniziale con battute spiritose e apprezzamenti sulla qualità e bellezza degli oggetti e dei dolci. Quando il prezzo di un dolce raggiunge un valore oltre il quale i partecipanti iniziano a ritirarsi, il banditore procede all'assegnazione finale con le classiche parole: e uno, e due, e tre, aggiudicato. Il ricordo delle persone che negli anni si sono succedute nella vendita è ancora vivo e il ricavato dell'asta viene utilizzato per coprire le spese della festa. Sì, la serata è arrivata a San Francesco, si fa domenica, vengono fatti gli incanti con i vari prodotti tipici del posto, con i vari artigiani del posto che fanno delle cose fatte in modo artigianale, che poi vengono offerti a San Francesco e le persone da altri paesi, i migranti, vengono e si fanno gli incanti. Il ricavato va... È una tradizione che viene fatta tutti gli anni. Sì, tutti gli anni, sì, è una tradizione. Da parecchi anni. Da parecchi anni, sì, da 20 anni, la gente partecipa in modo numeroso, è una bella serata, più che altro stare insieme. Credenza restaurata. 60! 60! Non ce l'ha fatto, però.